La nascita psicologica personale di un pazzo scatenato geniale che dice: io avrei tutto, ho tutto dalla vita, ma ho eretto un muro perché mi fa paura il mio pubblico, perché io non voglio più cantare davanti al pubblico, perché io ho paura del mondo e quindi ho eretto un muro. E se io racconto la storia di come ho eretto un muro, magari qualcun altro si riconosce in quello che io ho vissuto. Questa è la storia iniziale di The Wall. È la storia di una pazzia che, per essere in qualche modo contingentata, viene in qualche modo disinnescata attraverso la creazione di questo muro. The Wall è questa roba qua. Ed è un disco che avrà un successo doppio, un disco che avrà un successo spaventoso. We don't need i Pink Floyd, secondo Andrea Scanzi, ad Arezzo è stato sold out per Shine On, concerto spettacolo dedicato alla rock band britannica andato in scena al Teatro Petrarca di Arezzo. Scritto e interpretato da Scanzi, da anni anche uomo di teatro, oltre che giornalista e scrittore, lo spettacolo ha visto la partecipazione dei Floyd on the Wing Tribute Band guidata dal vocalist Gianluca Di Febo. Un racconto ricco e appassionato, pieno di curiosità e trasporto, quello di un emozionato Andrea Scanzi. Raccontare i Pink Floyd, che sono la mia band del cuore, con una grandissima band alle mie spalle, dentro il teatro della mia vita, perché il teatro della mia città è uno dei teatri più belli del mondo, non potevo chiedere di più. Il teatro era strapieno, l'affetto era totale, gli applausi sono stati infiniti, è stata una bellissima serata. 3 ore effettivamente non sono poche per uno spettacolo teatrale, però chi conosce i Pink Floyd sa che hanno avuto una storia lunghissima, trentennale o giù di lì, e che fanno e hanno fatto dei brani che mediamente durano 10 minuti, quindi se vuoi raccontare Pink Floyd almeno 2 ore, 2 ore e mezzo ce le devi mettere. In più la band è bravissima, io ho qualche cosa da dire sui Pink Floyd ce l'ho, quindi credo che sia la lunghezza ideale, e a giudicare da come ha tenuto il pubblico non mi sembrava che si fossero lamentati troppo. Però se ti devo dire soltanto un brano, probabilmente dico Mother, perché non so perché, ma è una delle canzoni che mi ha sempre fatto più piangere, è tratta da The Wall, quindi alla fine ti direi Mother e Pigs da Animals. E effettivamente quando la band Floyd on the Wing fa sia Pigs che Mother, non sono più il protagonista o il coprotagonista dello spettacolo, ma sono uno spettatore che si diverte come un bambino.